Per Taschen, Edward Muybridge, The Human and Animal Locomotion Photographs. Questo libro appartiene alla collana della Biblioteca Universalis ed è davvero una chicca nel suo genere. Perché? Perché raccoglie l'opera di Edward Muybridge, che era un fotografo inglese nato nel 1830 e appassionato di anatomia umana e biomeccanica, come poi ci viene spiegato qui nell'ampia, introduzione. Lui fu contattato dal governatore della California che gli chiese di aiutarlo in una scommessa che doveva dimostrare in quale momento il cavallo lanciato al galoppo staccasse entrambe le zampe dal terreno. E quindi Muybridge cosa fece? Inventò una specie di percorso tutto intramezzato da fili, in modo che quando il cavallo colpiva il filo, la macchina fotografica scattava. E quindi riuscì ad avere una sequenza di fotogrammi ravvicinati che permisero di valutare che, eccolo qua, che il cavallo in realtà stacca tutte e quattro le zampe quando le ha raccolte e non quando è in estensione, come invece molti artisti continuavano a raffigurarlo, il che ebbe anche una notevole ripercussione anche sulla storia dell'arte. E questo volume raccoglie tutti i suoi esperimenti che, come vedete, non riguardano solo il cavallo, ma anche l'uomo, perché si interessava anche di anatomia e biomeccanica, quindi l'uomo con questa maniera di spezzare l'immagine in tanti fotogrammi, riusciva a far capire come si svolgesse muscolarmente un movimento. Infine c'è anche tutta la serie dedicata, questa è sempre, che poi è anche antesignano del cinema se vogliamo, perché comunque i fotogrammi poi portano al movimento. E include anche le rarissime fotografie di una delle sue ultime opere, che era The Attitude of Animals, che qua troviamo qua verso la fine, dove sono rappresentati non solo i cavalli, ma tantissime altre specie di animali. Ecco, vedete qua. Animali tipo cani, anche animali esotici, uccelli, un po' di tutto che potevano, lui riusciva insomma a immortalare quel suo sistema fotografico. Quindi, per la storia della fotografia, un libro veramente importante, molto particolare, tipicamente Taschen.